costretta in solitudine, da 600 metri d'altitudine. Per poterla misurare devi partire dal livello del mare. L'altimetro è lo strumento da usare. Se vai da 3000 metri in poi puoi trovare lassù dei ghiacciai, distese eterne di neve e ghiaccio che non si sciolgono quasi mai. Sono montani o continentali, le montagne hanno milioni di anni, sono nate da eruzioni di vulcani o dal sollevamento del fondo dei mari o dal corrugamento di placche in movimento. Al piede in basso imponente inizia il monte, il cui fianco si chiama versante. Più montagne in successione danno vita alle catene. Gli inverni son freddi, le estati più brevi. Il punto sai più basso giù tra due montagne è chiamato passo pure valico. Si tratta di un'antica depressione usata come via di comunicazione. Ci sono sentieri, strade o ferrovie. Le montagne hanno milioni di anni, sono nate da eruzioni di vulcani o dal sollevamento del fondo dei mari o dal corrugamento di placche in movimento. Le valli sono zone allungate e pianeggianti che trovi tra versanti montuosi convergenti. Le valli fluviali sono a forma di V, da fiumi e torrenti che scavano i monti. Quelle glaciali sono a forma di U, create da ghiacciai che scendono giù. Le montagne hanno milioni di anni, sono nate da eruzioni di vulcani o dal sollevamento del fondo dei mari o dal corrugamento di placche in movimento. Le montagne hanno milioni di anni, sono nate da eruzioni di vulcani o dal sollevamento del fondo dei mari o dal corrugamento di placche in movimento.